Daniele Romualdi, redazione di Canna Longa per Cilento Channel, e qui a Joy Cilento in occasione della quarta edizione del Beach Volley Cristian Maio organizzato dall'omonima associazione. E sono qui sempre a Joy in compagnia della signora Maria, mamma di Cristian. Allora, signora Maria, ci siamo visti qualche mese fa, sì, che sono venuta a consegnargli il premio di solidarietà. Finalmente sono venuto qui per curiosare in questo avvenimento che è così importante, così bello, e lei aveva ragione. Allora, come va? Come va questa edizione? Sta andando in modo splendido. Non lo so perché, ma già da ieri sera, già dalle prime battute, mentre dall'altra sera prima, la vigilia, sembrava che le cose andassero a rilento. Poi, come sempre, come ogni anno, succede il miracolo. Questo è il miracolo Cristian. Cioè che va tutto meravigliosamente bene, tutti si divertono. Oggi è arrivato un ragazzo nuovo che non aveva mai visto il beach volley. Ho detto, poi i commenti me li fai domani sera. Ma dopo mezz'ora già veniva a fare commenti, a dire ma qua è meraviglioso, qua è splendido. È così, se non si vive non si sa. Vabbè, una forza di coraggio lei ha e la trasmette un po' a tutte le persone che le stanno vicino. Come sta? E le posso parlare perché anche io in primis ho avuto un problema in famiglia, però la forza di volontà che lei ha, tante persone la dovrebbero avere. Te la devi far venire, non vuoi cadere. Se io cado, cade mio figlio. Io mio figlio me lo porterò nel cuore per sempre. E fin quando il mio cuore batte, batte per Cristian. Io vivo in funzione di Cristian e di questo beach volley. La mia vita è qua. E questo resterà nel cuore di chi vive il beach volley oggi. Io, capiterà a chiunque di noi nella vita qualcosa di brutto, può capitare, però la forza si può trovare, se l'ho trovata io la trovano tutti. Non mi si può dire io non ce la faccio, ce l'ho fatta io e ce la fanno gli altri. È una questione di decidere cosa si vuol fare della sua vita. Io ho deciso di vivere per mio figlio, potevo anche morire per mio figlio perché per me era la stessa cosa. Ma devo vivere per lui e per i ragazzi che devono ricordarsi chi era mio figlio, non chi sono io. Prima Cristian era il figlio di Maria, adesso sono orgogliosa di dire che è Maria la mamma di Cristian. Beh, siamo rimasti molto contenti per la partecipazione innanzitutto dei gioiesi alle serate, come potete vedere è sempre pieno di gente a guardare le partite, a far giocare i bambini con l'animazione e soprattutto a degustare i prodotti che noi possiamo offrire attraverso gli stand. E poi un ringraziamento speciale va alle squadre, a tutti i partecipanti di fuori, ci sono tre squadre di Vallo, di Orria, di Stio. La partecipazione è stata fantastica, non ce l'aspettavamo così. Quante squadre in totale hanno partecipato? Come tutti gli anni il tabellone è composto da 32 squadre che si sfidano in un torneo di eliminazione diretta dai sedicesimi fino a raggiungere la finale di domani. Allora, incontriamo un altro giovane qui, come ti chiami? Salvatore. Salvatore, di dove sei? Di Joy. Allora, Salvatore, anche tu partecipi a questo beach volley? Sì. Ma è il primo anno? No, ho partecipato tutti gli anni, un'esperienza bellissima, una manifestazione veramente stupenda, che unisce il paese, è qualcosa veramente eccezionale. Benissimo, quindi è tutto per ricordare Cristian. Sì, un membro per ricordare Cristian, sì. Allora, siamo sempre qui a Joy Cilento. Signora, buonasera. Buonasera. Come si chiama? Barbara. È di Joy? Sì. Va bene. Di Joy. Signora Barbara, cosa ne pensa di questa iniziativa giunta alla quarta edizione? Di questa cosa che stanno facendo qui in piazza? Tutto è bello. È bello? È bello, sì. Mantiene un po' vivo il paese. Di allegria nel paese. Però è anche per ricordare Cristian. È anche per ricordare Cristian. Sì. Bravo ragazzo. Quindi ben venga che ci sia questa cosa. Si sta divertendo. Non c'è male. Mi fa piacere. Io la saluto. Buon divertimento. Grazie. Prego.